Buona pausa caffè a tutti quanti voi che ci seguite. Siamo al Caffè Cosenza, qui a Cosenza, che ci ospita. Siamo con l'assessore al Comune di Cosenza, Carmine Manna, assessore con deleghe alla manutenzione della città, al decoro urbano, al verde pubblico, all'emergenza abitativa e alle risorse idriche. Buon pomeriggio. Assessore, un assessorato con deleghe che fanno pensare un po' a quella che è la qualità della vita, insomma, del cittadino. Sì, sicuramente buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. Sì, sono delle deleghe, insomma, che mi caricano molto di responsabilità, perché sono appunto delle deleghe importanti dove c'è un costantemente interagire con la comunità cosentina per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile, naturalmente, le varie problematiche che giustamente ogni città può avere. Una cosa che chiediamo sempre al nostro ospite è la tua pausa caffè. Ma la mia pausa caffè, diciamo che difficilmente viene fatta durante la giornata. Sicuramente viene fatta, però non abbiamo degli orari, diciamo, e dei giorni prestabiliti, tale per cui la riusciamo, insomma, a programmare anticipatamente. Quindi quando capita si fa, ma molte volte non capita. La mattina a che ora ci si alza? Ma, diciamo, io sono mattiniero, la mattina mi alzo intorno alle 6-6 meno 10. Il tempo per arrivare poi alla giornata, in che cosa lo si impiega? Innanzitutto il caffè al mattino? Il caffè al mattino lo prendo qui al Caffè Cosenza, quelle poche volte che, ripeto, riesco a dedicarmi un po' del proprio tempo libero. Poi secondariamente si parte con, diciamo, l'iter giornaliero, con le varie problematiche quotidiane che, insomma, ogni amministrazione deve affrontare giornalmente. Carmine Manna è anche presidente del COGES, gruppo COGES, il consorzio gestione impianti sportivi di Cosenza, che si occupa della gestione degli impianti, in modo particolare delle piscine, la piscina di Cosenza, ma anche piscine in altre parti della Calabria. È stata una cosa particolare questa imprenditoria, possiamo definirla, verso gli sport d'acqua, diciamo così? Ma, diciamo di sì, noi siamo nati, insomma, da quando avevamo 4-5 anni, abbiamo iniziato a fare nuoto e poi da questa passione della nuoto, pallanuoto, abbiamo trasferito, insomma, le nostre conoscenze in un progetto imprenditoriale che ritenevamo che avevamo l'esperienza, grazie. Insomma, avevamo l'esperienza adeguata per poter poi prendere e affrontare un progetto imprenditoriale sportivo con la specializzazione, appunto, alla gestione di piscine. Continuiamo dopo, perché questo sì è il momento della pausa caffè che noi beviamo idealmente con coloro che ci seguono da casa, ma che ci possono seguire anche via internet. Il caffè direttamente dalla torrefazione del Caffè Cosenza, che gustiamo al Caffè Cosenza qui, naturalmente, nell'antica città dei Bruzzi. Buon caffè! Una famiglia che si è dedicata molto agli sport d'acqua, con un papà che è partito dal calcio, presidente della squadra di calcio del Rende, che poi si è ritrovato invece a diventare anche presidente regionale della FIN, con dei figli che si sono dedicati esclusivamente alla pallanuoto, come Francesco, come Angela, come te, che sei stato anche un pallanuotista. Sì. Se ti dico calottina numero 7... Sì, vabbè, purtroppo mi ricordo... Perché purtroppo? Purtroppo perché, ripeto, adesso non gioco più e la voglia e la carica agonistica, diciamo, è rimasta sempre la stessa. Però purtroppo, come tutte le cose, hanno un inizio e una fine e uno deve avere la maturità e la consapevolezza di saper dire anche basta. Quando praticamente, anche se la passione
e ripeto, la volontà sarebbe quella di continuare, ma per il bene, diciamo, della squadra e della società è meglio che uno poi decida autonomamente di farsi da parte, perché è la scelta giusta per sia la squadra che per la società. A proposito della squadra, sei stato contemporaneamente presidente della squadra e anche un giocatore della squadra. L'allenatore non ti faceva giocare tanto. Allora, come presidente come la prendevi e come pallanuotista come? Ma sinceramente, insomma, non ho mai avuto dei buoni rapporti, diciamo, con gli allenatori. Simpaticamente parlo sempre da atleta, però mai mi sono permesso di intervenire e entrare nelle scelte tecniche, perché riteniamo che ogni responsabile di un progetto o un responsabile tecnico di una società debba fare le sue giuste scelte in piena autonomia e armonia. Poi naturalmente a fine anno poi si raccolgono i frutti e si fa naturalmente una valutazione non da giocatore, ma si fa una valutazione, diciamo, dirigenziale, e se i risultati ci sono, come l'abbiamo conseguito, insomma, si continua. Lo sfizio di esordire comunque nel campionato di A2 maschile, quello da pallanuotista te lo sei tolto, insomma. Sì, sia la 2 sia parte della 1 inizialmente. Poi ripeto, purtroppo nella vita bisogna fare delle scelte, cioè per me conciliare diciamo la vita sportiva, dove posso garantire che gli allenamenti di pallanuoto sono abbastanza duri, e dove in A1 ci allenavamo fino a 7 ore al giorno. Non ti allenavi tanto però. Sì, perché poi c'era il problema, diciamo, del lavoro, e quindi poi l'ho dovuto fare una scelta, perché conciliare le due cose non era più fattibile, quindi poi ho deciso, come giusto che sia, dedicarmi al lavoro. Senti, sei una persona laureata, poi sei nato come imprenditore, non sei nato come politico, ti sei ritrovato a fare il politico anche con ottimi risultati, arrivando anche al momento a una carica importante, che è quella di essere assessore di un comune prestigioso e importante come quello di Cosenza. Sì, ripeto, assolutamente. Sto cercando anche a tutt'oggi, ripeto, quella stessa passione che ho messo praticamente nel lavoro, di mettere nella mia città, a cui tengo tanto. Quindi la stessa passione, lo stesso interesse, e soprattutto la cosa importante, appunto, è quella di dare delle risposte e dei servizi ai cittadini. Mi sono praticamente totalmente dedicato a questa immensa responsabilità, perché poi essere amministratore di una grande città come Cosenza, come giusto che sia, si cede il giusto tempo, la giusta responsabilità, e prendere anche, purtroppo, come spesso capita, delle giuste, come suol dire, dare delle giuste risposte, perché la responsabilità è grande, perché si parla di una comunità di 70.000 abitanti. Ci sono dei sacrifici che hai dovuto fare, cioè delle rinunce? Una potrebbe essere stata quella dello sport, ma altre rinunce quando si è imprenditori, quando si è politici? Guarda, io posso dire questo: per quanto tutte le mie scelte che ho fatto, se dovessi nascere, insomma, di nuovo le farei ugualmente. Però io penso che nella vita un po' ho rinunciato parecchio a me stesso, perché prima, come sportivo, ripeto, non ho avuto mai, come posso dire, ho dovuto fare parecchie rinunce, perché la vita da atleta e da sportivo, i sabati, le domeniche, le discoteche, come diciamo ognuno di noi, insomma, raramente, ripeto, l'ho frequentata per il discorso sportivo. Poi col discorso imprenditoriale e poi il discorso amministrativo, insomma, diciamo, è una vita fatta di sacrifici, però quando uno li fa con passione, li fa, ripeto, con piacere, queste cose non pesano. Felicemente sposato, con figli, sì. C'è qualche rinuncia verso la famiglia? Parecchio. Questa rinuncia è una cosa che pesa? Pensa sì, perché io ho la fortuna di avere tre bambini, cioè una bambina e due bambini. Possiamo dire anche i nomi? Sì, vabbè, Asia, Giancarlo e Marco.
Ripeto, il peso è forte perché, ripeto, non riesco a dedicare magari la giusta attenzione, un'età particolare naturalmente per i miei figli, però, ripeto, la vita è così, insomma, bisogna però andare. Si riesce a trovare per esempio un sabato sera, una domenica per poter stare insieme in famiglia, uscire? Guardi, poco, però più che altro la domenica, diciamo durante la settimana è praticamente impossibile, cioè molto difficile, non impossibile, però è difficile che si riesce a conciliare la vita amministrativa, imprenditoriale e familiare. E qui devo essere sincero, ripeto, è anche importante che la famiglia riesca a capire, ripeto, questo modo tra virgolette di vivere, perché non è semplice anche per loro, insomma. E Cosenza è una città che per certi aspetti si è data un tocco diverso rispetto al passato. Ma ritengo che l'amministrazione Occhiuto in questi 5 anni sta facendo veramente grandi cose, grandi opere, come mi permetto, insomma, ritengo siano state fatte dall'epoca, diciamo, di Mancini. Nonostante noi abbiamo ereditato un comune in predissesto, quindi con tante difficoltà, però, diciamo, il sindaco Occhiuto ha messo in moto un sacco di cantieri, di progetti e del completamento di alcune opere a cui prima non si era fatto fronte e che nello stesso tempo non si erano compiute, le stiamo portando avanti, secondo me, egregiamente, e in un quinquennio ritengo che l'amministrazione Occhiuto abbia fatto delle grandi cose. C'è questa piscina comunale di Cosenza che rappresenta un fiore all'occhiello non soltanto per la città, una piscina che fu inaugurata proprio dall'onorevole Giacomo Mancini. Poteva sembrare una scommessa, poteva sembrare forse una cattedrale nel deserto, invece è una struttura che è decollata, che ospita delle manifestazioni nazionali, internazionali, mondiali di grandissimo prestigio. Ecco, lo avresti immaginato? Ma penso di no, però qua posso dire che è un po' un connubio tra pubblico e privato, perché ritengo che al giorno d'oggi le sinergie e l'unione fa la forza. Pensare di portare avanti dei progetti singolarmente penso che lascia il tempo che trova. Qui ci siamo tutti quanti sinergicamente uniti tutto attorno a questa piscina, dove, ripeto, adesso sono pure un po' imbarazzato perché posso essere naturalmente di parte, però nello stesso tempo ha portato delle grandissime manifestazioni, siamo ben considerati a Roma, e nello stesso tempo anche eventualmente poter ospitare, come abbiamo fatto, manifestazioni mondiali e internazionali. Senti Carmine, che rapporto hai con la cucina? In che senso? Cucinare oppure mangiare? Allora, partiamo dal cucinare. Cucinare, insomma, pessimo, non sono un grande cuoco, insomma, mi piace, però, insomma. Allora, non sei un grande cuoco, diciamo un rapporto pessimo, invece con la cucina dal punto di vista dell'essere buon gustaio? Ma buon gustaio, ripeto, mi ritengo sulla sufficienza, nel senso che da atleta, diciamo, mangiavamo molto quando eravamo sportivi, adesso, per essere sincero, un po' meno. Ecco, fammi un tuo pranzo al quale non rinunceresti mai. Cominciamo da un primo per il quale vale la pena, ma io sono, diciamo, essere portati a consumarlo spesso. Ma io mangerei quotidianamente, come suol dire, pasta e melanzane. Pasta e melanzane. Sì. Andiamo al secondo. Secondo, il roast beef alla viennese. Che sarebbe? Il roast beef con prosciutto cotto e sottiletto mozzarella sciolto. Un contorno? Insalate. Vino o birra? Preferisco più il vino. Dolce, gelato, frutta? No, dolci non ne mangio, non mi piacciono i dolci. Torniamo al comune di Cosenza. È partita tempo fa, poi proseguita con la sistemazione, un po', se non vado errato, dell'arredo urbano. Una cosa che ci si prefiggeva e che era importante, dare
la giusta misura sia al centro che un po' alle zone periferiche. Sì, diciamo. Come assessorato avete tenuto molto a specificarlo, c'è un motivo particolare? No, ma io ritengo che con l'amministrazione Chiuta abbiamo fatto, ripeto, una grandissima operazione, che è quella appunto delle cooperative sociali. Ci abbiamo fatto voluta dal sindaco Chiuto appunto uno sviluppo integrato dei servizi della manutenzione. E c'è stata una sorta di stabilizzazione. Sì, c'è stata una sorta, diciamo, sono state fatte delle gare d'appalto pubbliche dove sono stati assolutamente tutti 474 operatori, naturalmente un mantenimento del posto di lavoro che oggigiorno, mi permetto di dire, è stata veramente un'operazione epocale, no? in questi periodi. E poi di là abbiamo sviluppato, insomma, i progetti dove ogni settimana, ogni 15 giorni ci riuniamo, sia con i tecnici sia anche con i presidenti delle cooperative, in maniera tale da naturalmente dare un cronoprogramma e un piano di lavoro ed affrontare tutte le criticità e le problematiche della città, partendo dal centro, ma anche da poco stiamo cominciando alle zone periferiche di Cosenza, perché è giusto che Cosenza non sia solo, diciamo, Corso Mazzino al centro città, ma Cosenza un po' è tutto l'Interland. Con questo lungo fiume, questa iniziativa, c'è molto da lavorare, assessore? Ma a lungo fiume, ripeto, anche con la collega che saluto, Rosaria Succur, insomma, è stato fatto, ritengo, un egregio lavoro e anche una forte valorizzazione del posto attraverso appunto dei locali di intrattenimento, dove ormai quasi tutta Cosenza la sera nel periodo estivo si trasferisce tutto là. È diventato un grande punto di ritrovo per tutti i giovani e meno giovani cosentini. Anche questa è una sorta di rivalutazione di quel centro storico che per un periodo era stato un po' messo da parte nel tempo, in passato. Sì, ripeto, le cose da fare erano tante e sono ancora tante, però mi permetto di dire che, ripeto, il sindaco Chiuto ha la lungimiranza e una visione di come vorrebbe la città. È ovvio che poi affrontare tutte le tematiche in un quinquennio sono tante, quindi abbiamo dovuto fare una scelta e una priorità. Però mi auguro che, ripeto, con due legislature riusciremo a portare a termine tutto il progetto, insomma, e portare avanti ancora di più, ripeto, il Comune di Cosenza. Anche lo sport ha rivalutato la città di Cosenza, e mi riferisco ovviamente alla società che è un'espressione massima degli sport olimpionici, che è la pallanuoto femminile, che è riuscita ad arrivare nella massima serie mantenendo la categoria e potendo ripartire. Ma assolutamente, a parte la pallanuoto, che ripete in A1 femminile e che è l'unica società in Calabria, non dimentichiamoci anche i tuffi, con i tuffatori cosentini che ormai sono nel panorama nazionale e internazionale, non dimentichiamo, come giusto che sia, anche il Cosenza Calcio, perché naturalmente ripeto, è salito di categoria. Non dimentichiamo però tutti gli altri sport detti tra virgolette minori, che praticamente dedicano molto tempo e compassione ad ogni singola disciplina. Quindi diciamo che Cosenza, anche dal punto di vista sportivo, è in continuo movimento e fermento. Credo che siamo arrivati in chiusura di questa pausa caffè di oggi, che abbiamo realizzato qui nel Caffè Cosenza a Cosenza, e l'abbiamo realizzata con l'assessore al Comune di Cosenza, l'assessore Carmine Manna, con deleghe alla manutenzione della città, al decoro urbano, al verde pubblico, all'emergenza abitativa e alle risorse idriche. Grazie assessore per essere stato con noi, grazie a voi che da casa ci avete seguito, l'appuntamento è alla prossima settimana. Come sempre, a voi tutti, buona pausa caffè.